però croce molto alta. Dunque, innanzitutto penso che non dico niente di strano a dire che l'astronomia, l'astrofisica, la cosmologia sono molto vicine agli studi appunto della biologia o lo studio di ciò che ci circonda nell'universo, altre esistenze e così via. Cioè è abbastanza ovvio. Tantissimi altri miei colleghi, per esempio persone che studiano i pianeti, stanno trovando, no, un numero incredibilmente alto di pianeti, alcuni dei quali molto vicini alla Terra. E poi ci sono tante altre evidenze nel cosmo che appunto gli astronomi, gli astrofisici studiano per eventualmente vedere effettivamente la presenza di altri. Quindi non è che io sto facendo qualcosa di appunto di particolarmente strano. È strano il mio punto di partenza, perché il mio punto di partenza è lo studio delle galassie e di come sono formate e di che cosa contengono. Quindi in un primo momento sembra effettivamente abbastanza lontano, e poi vedremo come a poco ci possiamo avvicinare al tema di questa giornata. Allora, nella prossima slide noi abbiamo appunto il fatto che è molto interessante questo, seppur sia chiaro che io alcune cose dirò come scienziato, alcune cose dirò come privato cittadino, ovviamente, alcune cose non le dirò affatto. Quindi, però è interessante perché c'è, dal punto di vista astrofisico, una vicinanza del tema tra l'astrofisica, la relatività generale e le particelle elementari. Vedrete dopo come tutte queste cose entreranno insieme. In particolare gli oggetti di cui noi parleremo buchi neri, galassie, materia oscura e poi arriveremo fino ai wormholes. Non c'è una bella traduzione in italiano, sarebbero nidi di verme, ma insomma francamente non è forse buchi di verme, insomma non sono, io lascio l'inglese perché in questo caso l'inglese è meglio. Nella prossima, allora io entro, dunque innanzitutto è chiaro che tutto quello di cui parlerò origina da delle misure astronomiche. Cioè, misure fatte, queste io qui ho mostrato alcuni dei quattro delle più importanti telescopi del mondo, della classe di 8-10 metri. Questi telescopi sono in Cile, sono nelle Hawaii e via di seguito, nei posti insomma dove effettivamente il seeing, come viene chiamato, è possibile osservare le stelle con un'ottima probabilità. E vediamo nella prossima. Abbiamo radiotelescopi, quindi le ricerche di cui io parlo si avvalgono di misurazioni ottenute a questi telescopi, radiotelescopi che sono in Canada, questo qua è sulle Alpi, sulle Alpi francesi, un altro è negli Stati Uniti e un altro è in... Io parto dal 1916, cioè quindi da 100 anni fa, con Albert Einstein, che trova, non la realtà, ora non sto a spiegare la realtà generale, ma quello che voi dovete sapere è che la massa deforma lo spazio-tempo, cioè che in realtà, no, quello che prima era visto come attrazione tra corpi viene visto invece come una deformazione di una struttura, no, spazio-temporale. E questa viene fatta, per esempio, dalla Terra, la stessa, e un satellite artificiale che gira intorno alla Terra è esattamente, gira perché viene forzato, no, dal campo gravitazionale che viene appunto distorto. Questa distorsione, nella prossima diapositiva vedremo, ha anche altri effetti. Per esempio può succedere che abbiamo una galassia molto distante e noi vediamo un effetto lente, cioè la materia distorce lo spazio e fa anche degli effetti diciamo luminosi, o così si può dire. Per esempio qui noi abbiamo un quasar che viene, la luce del quasar viene amplificata come in quattro, viene spezzata con quattro, come quando uno vede una luce in uno specchio. E quindi qui abbiamo che la parte centrale è una galassia, le quattro luminose punti luminosi che noi vediamo è lo stesso quasar che viene visto quattro volte differenti, perché la luce passa, una parte passa da una parte, passa a destra, l'altra luce passa a sinistra, sopra e sotto, e quindi in certi casi noi vediamo un oggetto, lo vediamo quattro volte, ma in realtà è una svolta sola. Quindi questo è per dire come anche a livello della fisica normale ci sono delle cose abbastanza straordinarie. Andiamo avanti.
E quando noi partiamo con i buchi neri, io penso che la maggior parte di voi già conosce alcune cose fondamentali, cioè con i buchi neri è possibile, l'attrazione gravitazionale è così forte e qui diremo che lo spazio-tempo è così rotto, così distorto, tale che nulla può uscire. Qui ho messo anche una formula matematica che rappresenta questo, ma non è questo il punto. Il problema era che è una cosa scoperta nel 1935 e anche se prima già qualcuno aveva parlato di cose molto simili, e che rappresenta il fatto di dire che se noi abbiamo una massa concentrata in una direzione, in una zona dello spazio molto molto piccola, è praticamente indispensabile arrivare alla conclusione che lo spazio-tempo viene proprio rotto, no? E lo spazio-tempo assume una particolare forma. Andiamo avanti, e per esempio hanno già delle, ripeto, dal punto di vista proprio tecnico, devo dire che i buchi neri sono proprio soluzioni delle equazioni di Einstein, cioè quindi sono, non si sta parlando di fantascienza o che altro, i buchi neri nascono come una soluzione. E in particolare c'è questo, il raggio di Schwarzschild, cioè il raggio entro cui appunto noi non possiamo vedere niente perché la luce non esce. È importante vedere che ci sono anche dei fenomeni al bordo, con quell'effetto appunto, siccome è vero che la massa distorce a livello infinito del centro, ma siccome distorce lo spazio anche vicino al buco nero, uno vede, per esempio, questo è nel primo caso, qui stiamo parlando di gas, e vede questi gas che cade dentro il buco nero, e noi vediamo questo, e qui invece è un background che è uniforme, noi lo vediamo questo anello, semplicemente come un effetto di lente gravitazionale. Quindi questo naturalmente definisce, no, il buco nero che, andiamo avanti, ha appunto semplicemente una zona che viene chiamata ergosfera da cui è possibile ottenere addirittura energia, quindi non è che noi stiamo parlando di cose in diciamo quasi di fantascienza, è possibile ottenere energia dal buco nero alle spese del buco nero da una zona, diciamo, esterna al buco nero. Quindi infatti uno può addirittura immaginare, no, di civiltà che usano questa, diciamo, energia per i loro scopi energetici. Poi abbiamo l'orizzonte degli eventi, che è appunto dove praticamente l'ultima possibilità per uscire dal buco nero, cioè questa è da in questa zona qui al centro, diciamo, le orbite sono fissate nella caduta dentro il buco nero. E la cosa importante, come abbiamo detto, abbiamo questa singolarità al centro che la realtà generale non riesce a spiegare. Attenzione, questa parte qui è di fuori dalle soluzioni di Einstein. Anche nelle soluzioni di Einstein c'è un infinito qua, quindi esiste una, diciamo, singolarità. Andiamo nel prossimo. E naturalmente i buchi neri hanno anche un aspetto astrofisico, questa era la zona precedente, e esistono praticamente questi accrescono materia dall'esterno, però sia chiaro che non è vero assolutamente che mangiano qualunque cosa ci sia, perché l'effetto dell'influenza, l'influenza diretta di un buco nero è spesso molto piccola, seppur spettacolare. A distanze, diciamo, maggiori di un buco nero, come per esempio potrebbero essere, non so, la distanza per il Sole sarebbe già la distanza della Terra, non riuscirebbe, se il Sole diventasse un buco nero, non ingloberebbe la Terra assolutamente, soltanto, va bene, materiale che è nelle vicinanze del buco nero stesso, perché l'effetto a grande distanza è abbastanza, diciamo, trascurabile. Nelle regioni vicinissime al buco nero, dove sulla regione non c'è, diciamo, la relatività generale entra, allora ci sono degli effetti che noi vediamo in astrofisica, cioè noi vediamo questi jet e li vediamo sia da stelle e sia da galassie. Ora andiamo avanti nella prossima. Ecco, questa è la nostra galassia, noi abbiamo al centro della nostra galassia, naturalmente questa qui è una riproduzione ovviamente, e al centro esiste un buco nero, non è gigante, è come un milione di massi solari, ce ne sono altri che sono anche fino a un milione di volte maggiore, e andiamo avanti. E su questo, ecco, questa è la zona più o meno del buco nero visto dal Terra. Se andiamo avanti, ecco, e qui è come è stato scoperto in modo definitivo la presenza del buco nero al centro della nostra galassia.
E qui sono stelle, sono delle stelle che vengono seguite nelle orbite. Okay? Queste sono le orbite per naturalmente circa 13 anni, alcune di queste, alcune ancora di più, e tutto praticamente lo studio di tutte queste orbite portano al fatto della presenza al centro, no? Di qualcosa che qui non si vede, no? Chiaramente è un buco nero. Da notare che questa zona di gas sta andando, cadendo nel buco nero, e quando cadrà, però appunto possono essere 1000, 10.000, 100.000 anni, praticamente farà un bel effetto, perché ovviamente tutto questo gas, nel momento stesso in cui cade, insomma, emetterà radiazione mostruosa. Comunque, per ora noi abbiamo la presenza, da queste stelle, la presenza di un buco nero centrale nella nostra galassia. Andiamo avanti. Ecco, di nuovo appunto voglio dire sempre che noi abbiamo queste l'equazione di Einstein, in cui praticamente che dice che sostanzialmente la materia curva lo spazio, e lo spazio che curva, diciamo, dice alla materia dove muoversi. Questa è la formula, tanto per dire, per il buco nero più generale possibile che esista. Quindi di nuovo io metto queste formule solo per dire che qui non stiamo parlando di fantascienza o che altro, qui stiamo parlando di, diciamo, di soluzioni studiate da fisici matematici e così via. Andiamo nella prossima discorso. Allora, qui io devo partire dalle galassie. Allora, un'altra, diciamo, questa è un'altra ingrediente del mio discorso. Naturalmente io penso che qualcosa già, diciamo, si sappia, quindi sapete bene che sono le costituenti dell'universo, cioè nell'universo ci sono stelle, galassie e poi basta. Le galassie poi qualche volta si mettono insieme, però insomma non è questa la cosa principale. E sono di due tipi soprattutto, uno che è una spirale come la nostra e uno è come un'ellittica, che è una sfera di stelle. Queste sono le galassie, quelle che noi vediamo, cosa che noi vediamo con i telescopi di una galassia, ma anche con occhio nudo riguardo Andromeda. Andiamo avanti. Ecco, questa per esempio è una bellissima spirale, e uno può vedere che all'interno, se uno vuole dal punto di vista luminoso, dal punto di vista visivo, uno vede stelle, vede delle, questa qui è della nube, possono essere del polvere, e poi vede anche delle, per esempio delle supernove, vede insomma tutto quello che noi conosciamo in astronomia. Andiamo avanti. Ecco, qui c'è il problema invece della Dark Matter. Dove nasce il problema della Dark Matter? Nasce in tanti aspetti, cioè non nasce soltanto in un aspetto, ci sono degli indizi, no? Ognuno dei quali è una prova schiacciante. E questo è importante, perché quando uno poi vuole trovare una soluzione, non deve dare la soluzione soltanto a un indizio, deve dare la soluzione a tutti i 4 o 5 indizi. Il primo indizio, uno degli indizi più importanti, è questo. Qui noi abbiamo, allora qui abbiamo del gas, e qui abbiamo un cluster di galassie, cioè un ammasso di galassie, e questo è un ammasso di galassie. La massa di tutto l'oggetto è quella, diciamo, vista nel blu, e in rosso c'è invece la distribuzione di gas. Cioè, quindi, vista, diciamo, quando uno va a controllare, si accorge che praticamente qua non c'è nessuna massa, però si vede dei moti come se ci fosse, e qua in cui c'è la massa, i moti non sono, diciamo, dovuti a questa massa qua, ma sono dovuti a questa massa che non si vede. Cioè noi vediamo praticamente queste due sfere di masse di oggetti, ma non sappiamo identificare, non sono identificati la natura di questo, perché chiaramente non corrispondono queste galassie che noi vediamo, sono solo una piccolissima parte rispetto alla massa che noi vediamo, che in ognuno di questi due è circa 10 volte la massa in questo componente che è appunto di gas. Quindi praticamente se uno va poi a analizzare la cosa, allora all'inizio c'erano due ammassi, questo ammasso qui era qua e questo ammasso qui era qua, e ognuno di questi al centro aveva una parte di questa massa qua, aveva del gas, l'aveva al centro. Poi si sono scontrati, allora le componenti di gas si sono praticamente schiantate fra di loro e sono arrivate in un piano perché si sono proprio scontrate, perché interagiscono fra di loro. La materia oscura invece non interagisce fra di loro e si sono impassate una sull'altra, e quindi praticamente alla fine hanno perso,
diciamo, il loro gas e stanno allontanandosi dopo la loro, diciamo, il loro scontro. Questo è un'evidenza, diciamo, spettacolare, sempre sulla scala cosmologica e sulla scala appunto degli ammassi di galassie, però qua non si riesce in nessun modo a spiegare con ciò che noi conosciamo questo evidente. Viene chiamato il bullet thruster, perché appunto il bullet è come se fossero proprio sparate, no? le due sezioni sono sparate uno contro l'altro. Andiamo nel prossimo. Nel prossimo appunto abbiamo nelle galassie. Nelle galassie noi abbiamo i moti nelle regioni esterne, quindi qui è una cosa simile a quello che ho detto prima. I moti delle regioni esterne non corrispondono a ciò che noi vediamo. Noi possiamo analizzare, guardando una bellissima galassia, se andiamo nel prossimo, noi vediamo per esempio una galassia che si estende fino a qui e non esiste niente di materiale in questa zona, e uno aspetterebbe, no, che la velocità con cui ruota la galassia sia un corso di questo genere, va verso zero perché è finita la galassia. Quello che noi osserviamo invece dai grandi telescopi di cui parlavo prima è che invece il profilo è totalmente differente e sembra che finisca, non ne abbia, diciamo, alla fine della galassia visibile, continua la parte invisibile della galassia. Dico che all'oggi noi non sappiamo fin dove arriva, ma possiamo avere delle idee teoriche, ma dal punto di vista, diciamo, osservativo noi non sappiamo dove, se la galassia, se questa galassia qui, che appunto finisce sicuramente in dimensione qui, ma potrebbe finire qua, potrebbe finire molto più lontano, perché non abbiamo ancora le prove, ma sappiamo che comunque la stragrande maggioranza della materia nelle galassie, circa più del 90%, in molti casi più del 99%, in questo caso qua il 97%, è in una componente che non si vede, e però è capace di attrarre fortemente la materia visibile, cioè riesce a agire dal punto di vista gravitazionale, però non emette nessuna deviazione di alcun tipo che noi riusciamo a identificare. Questo è, diciamo, abbastanza standard. Andiamo nella prossima diapositiva. Ecco, questa è la zona, no? Allora, praticamente una galassia è fatta con una zona centrale di stelle, anche nella zona centrale è immersa un alone di materia oscura che viene esteso moltissimo. Quanto si è esteso non sappiamo ancora. Qui l'immagine è, in un caso particolare, quello che noi riusciamo effettivamente a misurare per questa galassia qua, però il problema è che noi non riusciamo a misurare oltre perché i nostri strumenti non sono capaci di andare oltre, quindi noi appunto estremamente non sappiamo bene alcune cose. Andiamo avanti. Allora, quindi è particolarmente importante, qui voglio andare più, diciamo, in dettaglio, perché noi sappiamo che, diciamo, tutta la materia dell'universo, noi abbiamo che gli atomi sono solo il 5%, poi abbiamo Dark Matter 20% e una Dark Energy, cui non entro in cosa, 72%. Poi, le formazioni delle strutture, questi atomi qui da soli, lasciati da soli, non avrebbero mai potuto formare le galassie come le vediamo oggi. Poi abbiamo nelle galassie dei cluster delle evidenze proprio spettacolari della presenza, e naturalmente al CERN e gli altri stanno cercando di ottenerla e di studiarla. La cosa importante è che questa materia oscura di cui ho parlato io non esiste nel modello standard delle particelle elementari, cioè le particelle elementari non hanno nessuna particella conosciuta in laboratorio finora solamente che abbia queste caratteristiche da poter effettivamente spiegare tutto quello che ho detto prima. E per questo naturalmente le stanno cercando in tanti modi differenti. Un modo per cercarlo è appunto di cercarla, di produrla, senza nemmeno andando alla cieca, perché non si sa nemmeno che cos'è, però si cerca di produrla al CERN o si cerca di rilevarla in altri, diciamo, esperimenti. Andiamo nel prossimo. Ecco, per esempio abbiamo, attraverso gli effetti che la materia oscura potrebbe avere, piccoli effetti sui neutrini, questo viene al polo sud c'è una struttura gigantesca che praticamente, detto in modo molto molto semplice, riesce a catturare una di queste tantissime particelle. Allora, in questa stanza, in ogni centimetro qua cubo di questa stanza, ci sono circa 100 di queste particelle oscure o forse anche di più. Quindi, però, ognuno di noi è attraversato in ogni momento da miliardi di queste particelle.
Naturalmente però, siccome come ho detto prima non hanno interazione elettromagnetica, non hanno interazione debole, il nostro corpo e anche gli atomi non interagiscono. In realtà una piccolissima interazione ce l'hanno, e se uno costruisce una cosa gigantesca, andiamo avanti, è per esempio, ora stanno costruendo, questo è un rivelatore che viene fatto per un certo tipo di particella in Germania, o andiamo avanti, questo è un altro che è negli Stati Uniti, questo qui sono, è acqua, questi sono gli rilevatori, andiamo avanti. Se uno riesce a costruire dei rilevatori molto molto giganti e molto molto efficienti, uno può riuscire in un anno di tempo a catturare una di queste particelle, naturalmente se esiste quel tipo che, cui uno è capace di catturare. In realtà invece noi sappiamo che indipendentemente da quale sia la particella, cioè la particella appunto ha un certo flusso che viene sulla Terra, perché naturalmente la Terra gira sia nella galassia intorno al centro galattico, ma sia anche attraverso il Sole, cioè gira intorno al Sole. Quindi praticamente uno misura, per esempio a settembre, il flusso massimo delle particelle deve avvenire appunto in questa data, il minimo è a marzo. Quindi alcuni degli esperimenti cercano di vedere, no, le particelle, la differenza di particelle che arrivano sulla Terra praticamente tra settembre e marzo. E questo perché naturalmente, come ho già detto, il numero di particelle che possono essere candidate e che uno ottiene in questi esperimenti è un numero molto molto piccolo, perché la maggior parte delle particelle che uno vede sono prodotti dall'uomo, sono altre cose, sono delle come noi viene chiamato un fondo. Il fondo è talmente alto, il fondo di particelle è talmente alto che prima di prendersi una che è veramente dal matter bisogna veramente essere estremamente longevi e praticamente aspettare un po' di tempo e soprattutto costruire strumenti giganteschi. E quindi andiamo avanti. E appunto questo era uno di quelli quegli strumenti che ci sono già, ed è appunto quello del Polo Sud. Vorrei solo far vedere, questo sono i rilevatori, sono migliaia e migliaia di rilevatori, e questa è la Torre Eiffel, okay? Cioè, okay? Tutto questo è all'interno del Polo Sud. Questo finora ha misurato per circa 3-4 anni e naturalmente può misurare solo alcune particelle di Dark Matter. Non ci sono tante famiglie, quindi questo qui non è neanche per tutte, per una particolare, e la risposta è zero, okay? Non è stata trovata naturalmente neanche una di queste particelle che venivano cercate. Andiamo avanti. E al CERN, allora il problema è che quando c'è uno scontro, no, tra protoni al centro, vengono formate tantissime particelle, tra cui il bosone di Higgs di quello. Se uno va molto lontano, 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 circa 300 metri, e ci sono, c'è un altro rivelatore che va a vedere proprio quello che potrebbe essere le particelle di materia oscura. Quindi stanno cercando di produrle qui e andarle a vedere lontano, dove i bosoni e gli altri non arrivano, perché le altre particelle immediatamente, nel momento in cui interagiscono fra di loro, si distruggono. Queste particelle invece continuano, anzi è l'opposto, cioè continuano e scappano via senza interagire con niente, quindi bisogna andare a catturarle. Questo per dire che anche al CERN si cerca appunto di produrre queste particelle, no? E finora la risposta è zero. Beh, però naturalmente i progetti ci sono. Andiamo avanti. Ecco, questo qui è il CERN, quello appena detto, andiamo avanti. Ok, ora si può parlare appunto del wormhole. Quindi abbiamo parlato di materia oscura, abbiamo parlato di black hole all'inizio. Allora, se uno vede una mela, magari questa è la mela che è caduta da Newton, cioè se uno deve andare da una regione da A a B, sopra, dovrebbe fare questo sopra la superficie della mela. Però potrebbe avere una scorciatoia e passare attraverso, come un vermicelli, un verbetto, passa all'interno e arriva prima nel sezione B, perché naturalmente ha superato, no, la topologia della mela. Cioè la topologia della mela sarebbe la topologia della superficie della mela. Quindi un wormhole è una cosa simile a questo, come vedremo, capace di penetrare lo spazio, superspazio, e unire regioni che tra di loro sono distanti. Andiamo avanti. Ok, e la prima idea è stata questa. Vi ricordate, questa qui è un black hole.
Quindi questa qui è la caratterizzazione della linea di forza di un black hole. Se noi lo mettiamo in un altro esempio universo e lo colleghiamo queste due, perché noi da solo c'è una singolarità. Se noi avessimo due black hole collegati uno con l'altro, le due singolarità si cancellano una con l'altra e quindi si crea un discorso che da una parte è un black hole, dalla parte sarebbe un white hole, cioè la materia uscirebbe da questo e entrerebbe da quest'altro. E in questo processo, naturalmente detto anche, in questo processo uno collega due regioni di spazio totalmente differenti. Questo qui chiaramente non, avanti, andiamo avanti, deve essere chiaro, è stato usato per Stella e questo qua voglio farvi vedere, quando prima ho detto che un fortissimo campo gravitazionale può distorcere quello che c'è intorno, quello che noi vediamo è proprio la materia che gira intorno a questo disco e si viene chiamato disco di accrescimento, che viene così distorto da questo super massive black hole che chiaramente crea questi fenomeni visti da lontano. Quindi, perché in questo caso naturalmente non immaginiamo che dall'altra parte, dell'universo ce n'è uno simile a questo. Allora, quello di cui parlo di Keith Thorne, che è uno degli scienziati più importanti del mondo e in relatività e generale e anche non quantistica e non quantistica, e che praticamente stiamo parlando di risultati o cose insomma, che sono nei libri di testo, quindi anche se naturalmente magari il grande pubblico lo vede praticamente per la prima volta, ma ovviamente è sorpreso, ma questo discorso diciamo era ben chiaro per gli addetti al lavoro già da molto tempo. Andiamo avanti. E ecco, questo infatti è il lavoro originale da cui è nato tutto, anche se prima si poteva, c'erano cose simili, però insomma il primo discorso originale sui wormhole è stato da Keith Thorne nel 1987. Quindi come vedete cioè è una cosa, e naturalmente quindi noi abbiamo sostanzialmente due regioni dello spazio differenti che possono essere unite fra di loro da due black hole. Cioè, se i due black hole possono, naturalmente non è detto che devono, queste possono, e non stiamo parlando, naturalmente il collegamento deve essere di un certo tipo, e qui siamo importanti. Se sono due stelle, il collegamento deve essere un'energia negativa, che può esistere, soprattutto oggi, noi pensiamo che possa esistere, nel 1987 forse no, perché ora noi sappiamo che quella viene chiamata energia dell'universo, la dark energy, è un'energia negativa, cioè non, di solito le energie sono positive, questa qui è un'energia negativa, quindi la presenza di energie positive in certe parti dell'universo non è così oggi, così diciamo strana, peregrina. Nel 1987 invece poteva essere probabile, però naturalmente non c'erano tantissime evidenze a favore. La cosa, appunto, voglio che voi ricordate un momento questo discorso qua, che si uniscono due black hole, due singolarità spazio-temporali, si uniscono attraverso una, viene chiamata una gola, e questa gola deve avere delle particolari proprietà, che se naturalmente noi stiamo parlando di atomi, qui deve esserci qualche parte di energia negativa, se no appunto non esistono questo oggetto. Andiamo nel prossimo. Ecco, questa appunto viene vista, qui abbiamo appunto due black hole collegati e questo qui, e naturalmente in questa zona quella che viene fatta è deve esserci naturalmente energia negativa, quindi non nessuna energia che noi possiamo dire chiaramente è stata prodotta in laboratorio, però può esserci, perché in fisica ci sono tantissimi casi in cui effettivamente, seppur esotici, ci sono casi in cui questa energia esiste, questo qui. Per esempio Stephen Hawking usa in alcuni dei suoi teoremi, in alcune delle sue cose, l'ipotesi, no? Che l'energia in questione sia un'energia negativa. Andiamo avanti. Ecco, questo è quello che io praticamente ho detto. Questo vale naturalmente nel caso in cui noi stiamo parlando di due buchi neri attaccati. Ora andiamo da diversi. Andiamo avanti, ok, andiamo avanti, scusa, ancora. Ecco, quindi ripeto per l'ultima volta, questo è lo spazio, il buco nero qua è capace
di praticamente di romperlo e di diciamo traversarlo, quindi lo spazio contemporaneo si arrotola su se stesso e passa appunto attraverso il collegamento tra questi due buchi neri. Nel nostro caso appunto uno è sulla Terra e uno è sul Sirio. Bene, questa naturalmente ovviamente è un'ipotesi, non è che questo è gioco per spiegare. Andiamo avanti. Ecco, e allora qui noi abbiamo questo un lavoro in cui qui rientriamo nel discorso della materia oscura. Perché entra la materia oscura? Perché noi mettiamo appunto che le galassie sono fatte soltanto da materia oscura, in realtà è il 99%, quindi naturalmente è chiaro che esistono anche le stelle dentro le galassie, però in prima approssimazione vediamo cosa succede se noi consideriamo le galassie soltanto dalla parte oscura. E allora quello che abbiamo trovato è che c'è, è pubblicato su una rivista su cui ha pubblicato Einstein nel 1915 alcuni dei suoi risultati principali, quindi una rivista diciamo del tutto fisica, quindi non è Focus o altre cose, qui stiamo parlando di Annals of Physics, il fatto che è possibile che esistano aloni nella parte centrale della galassia, dove diciamo l'attaccamento delle due parti avviene naturalmente perché la materia oscura lo crea. Andiamo avanti. E allora noi abbiamo, questa qui è la caratterizzazione, no, del fatto che non ha una discontinuità nello spazio-tempo. Questa ha la materia, non è la materia di una stella, bene? Ma è la materia della materia oscura, di cui noi sappiamo la densità. Quindi questa è l'unica differenza che noi abbiamo con lo scenario precedente. Quindi la cosa interessante è quando uno usa l'equazione di Einstein con queste, diciamo, caratteristiche, la soluzione, andiamo avanti, la soluzione che noi abbiamo, che qui la faccio vedere solo per dire che è una cosa scientifica, andiamo avanti, e la soluzione praticamente fa sì che vengono unite due zone della galassia naturalmente, senza bisogno di quell'energia negativa che era naturalmente, in un certo senso, un grosso ostacolo nella teoria precedente. Un po' detto un ostacolo, ma non necessariamente insormontabile, perché come abbiamo detto precedentemente possono esserci anche situazioni di energia negativa. Ma in questo caso, senza bisogno di alcun'altra, soltanto usando la materia oscura è capace di collegare due wormhole che naturalmente vanno creati, non è che crea la materia esterna, però è capace automaticamente di cambiare naturalmente lo spazio-tempo in modo traversabile, come viene detto, cioè che i due buchi neri che ci sono a questo punto praticamente stabili, non si richiudono su se stessi quando passa una massa e soprattutto non hanno bisogno appunto di energia extra, bene, questo qui. Naturalmente è ovvio che questo deve essere chiaro. Allora, innanzitutto, che contrariamente a quello che è scritto nella stampa, così, questa non è una mia scoperta, no? Noi abbiamo semplicemente usato la nostra scoperta che noi abbiamo e facciamo è sulle proprietà della materia oscura. Quindi questo è lo spin-off delle proprietà della materia oscura, che ci ha anche molto sorprese, ma che naturalmente può lasciare lì, perché il vero problema è che cos'è questa materia oscura, che è una cosa praticamente che sicuramente noi sappiamo ora è qualcosa che sconvolge la fisica. Questo non è ancora più importante, a me mi hanno detto di non dire alcune cose, però non le dico, però questa qui invece la posso dire, anzi mi hanno detto di dirla più di una volta. Cioè la materia oscura è sicuramente una cosa che sconvolgerà la fisica, perché è al di fuori della fisica conosciuta, praticamente, proprio assolutamente. E uno degli effetti, insomma, secondari di questo che abbiamo visto è che permette nella nostra galassia, no, di collegare due zone. Naturalmente è chiaro che bisogna costruirli questi black hole, e io non ho mai idea come si possa fare, nessuno sa come si possa fare, però insomma in un altro caso comunque, siccome nelle galassie, al centro delle galassie ci sono enormi black hole, forse no, uno potrebbe nel futuro, no, indagare su questo. Ripeto, non è il mio lavoro principale, non è neanche la cosa come più interessante, no, che io faccio proprio il cercare come le galassie si vengono create, vengono conosciute e così via. Quindi ci sono tantissimi altri fenomeni collegati in questo discorso, molto più importanti e molto più, diciamo, dal punto di vista degli astrofisici e dei cosmologi. Quindi per questo deve essere chiaro, insomma, non è che uno
cioè voleva diventare famoso su questo e cose, questo qui non è neanche che poi dopo magari la stampa riporta in modo sbagliato. Cioè questa è una conseguenza che io mi sono trovato insieme a tante altre, e questa conseguenza, ripeto, io stesso non l'ho, ho il comunicato stampa l'ha fatto la SIS, non l'ho fatto io, no? Perché io stesso non lo ritenevo così importante. Nel senso che appunto questa è una caratteristica che noi abbiamo della struttura della galassia, però appunto bisogna che qualcuno crei il wormhole, diciamo, precedentemente. Questo è una cosa, è dimostrare che esiste e che può essere naturalmente stabile, e una cosa invece è crearlo, no? Però delle strutture spazio-temporali distorte come il black hole o wormhole o così via, la gente pensa, cioè gli scienziati pensano che esistano, cioè non è una cosa, diciamo, fantascientifica. Bene, questo qui. E inoltre poi uno quello che deve vedere sono i dettagli, perché io ci sono state tutta una serie di assunzioni, no, che ho fatto, quindi chiaramente bisogna vedere poi nei dettagli, no? E spesso magari il diavolo è nella coda, no? Cioè, quindi bisogna stare attenti anche a questo. Però è una cosa che ha attirato, soprattutto perché questa soluzione qui era stata fatta due volte, cioè questa qui è una soluzione matematica, ed è, se uno va prima, la stessa trovata nel film Interstellar, no? Però questa qui è fatta due anni prima, per questo magari la gente è interessata, ma ripeto, è fantascienza su questo qui, e sia chiaro che alla SISA non costruiamo wormhole, non ci crediamo nemmeno e così via. Però appunto è importante capire, no, che questa è un'ulteriore stranezza che ha la materia oscura, che effettivamente insieme con l'energia oscura, che di nuovo, ripeto, è un'energia negativa, cioè che praticamente è più uno va lontano e più efficiente, tanto per dirne una, e quindi le cose strane dell'universo sono talmente tante che non c'è bisogno di metterci anche, insomma, gli extraterrestri, no? Questo qui. Poi per quanto riguarda il resto non posso dire nulla. Grazie professore. Però non lo dite al direttore della SISA, perché sennò, ecco, questo è un buco nero, eh? Allora, questa qui non la dite, l'ultima. L'altra, per favore. Ah, non c'è. Mi sono autocensurato. Però un attimo, professore, perché lei giustamente ha detto la scienza arriva fino a un certo punto, poi c'è la fantascienza, ovviamente. La fantascienza ci può portare anche a sognare, ovviamente. Lei parla qua da cittadino, non da professore, siamo chiari. Ovviamente ha spiegato perfettamente la posizione ufficiale e scientifica del suo studio, che è molto seria, come avete ovviamente capito. Se esistessero davvero questi wormhole, se fosse possibile creare queste scorciatoie, tra virgolette, galattiche, ci sarebbe anche una conseguenza interessante, cioè che qualcuno in grado di farlo potrebbe usarle? Allora, di nuovo, qui sono cittadino Paolo Salucci, no? Certo. tra l'altro non capisco, perché poi siccome effettivamente ho ricevuto delle minacce così, allora mi sembra strano, insomma, questo qui, non so cosa sia. Comunque, come cittadino, uno dei grossi problemi per creare una cultura intergalattica così è le distanze. Senza distanze non esiste. Questo qui è un modo per abolire, se effettivamente esistessero, per abolire le distanze. Questa non è un'idea mia, questa è un'idea che c'è in moltissimi altri, e per cui è cruciale il fatto, perché comunque entità, qualunque cultura galattica non può superare i problemi della fisica normale, per cui avrebbe la velocità della luce come massima velocità. Però queste sono delle scorciatoie per andare molto più veloci della luce. Invece, come professore, questo lei l'ha detto poco fa, la fisica si sta aprendo a scenari che sembravano impossibili, quindi veramente abbiamo una conoscenza della realtà che ci circonda minima, non abbiamo... Questo è un dato di fatto. No, certamente ci sono tanti altri, per esempio, sono grandi passi in avanti per quanto riguarda quello che viene chiamato quantum entanglement. Cioè, per esempio, siamo una cosa quasi fantascientifica, perché uno può portare un elettrone con una velocità infinita da due punti dello spazio. E questo è una cosa complessa e così, ma sembra che stiano facendo dei passi in avanti. La fisica, sì, soprattutto perché
una cosa appunto che volevo fare dire insomma magari al pubblico è questa, no? Cioè che col bosone di Higgs tutti devono andare a casa, cioè nel senso che ha scoperto tutto quello che c'è. Quindi tu, dal punto di vista classico, abbiamo finito tutto, inteso anche quantistico, però ci sono moltissime evidenze, cioè che c'è qualcos'altro. E quindi non è nemmeno detto, cioè il problema grosso è che se qui, per esempio, facciamo un esempio. Abbiamo più una. Devo tornare indietro nella presentazione. No. Cioè il problema è che se questa qui è tutta la conoscenza nostra che noi abbiamo in fisica dell'universo, le cose che la gente, le nuove cose, non è che stanno qui. Cioè non è, ora qui non riesco, non è che stanno vicini qua in questa zona, possono stare laggiù in fondo. Certo. Cioè, è questa forse la cosa proprio rivoluzionaria nei mondi mistici, cioè che il prolungamento del modello standard non è che è semplicemente cose abbastanza vicino al modello e così via, ma possono essere cose totalmente differenti. Quindi proprio una nuova fisica. E da scienziato, quando sente un altro scienziato dire questa cosa è impossibile perché la scienza non lo permette, lei cosa pensa? Cioè, ovviamente dipende dai casi, no? Cioè, in certi casi, ovviamente, se uno dice che legge il pensiero, guardate, va bene. In altri casi, spesso viene usato in modo molto, cioè, malamente questo discorso. Cioè, caso per caso, in certi casi, effettivamente, uno può dire che la scienza non lo permette. Però, cioè, io ho sentito dire anche una mia collega, cui non faccio il nome, molto famosa, che Dio non esiste perché viola la condizione dell'energia, insomma, ecco, questo qui, io su questo non ci credo, cioè su questo, cioè sul fatto che... Scientismo a tutti i costi. Scientismo a tutti i costi, no. Però è anche vero che in molti casi, appunto, quelli che parlano di, per esempio, medicine olistiche quantistiche, cioè che attraverso, non so bene cosa, curano anche malattie gravi, ecco, quelli sono, secondo me, quasi da denunciare, insomma, perché si approfittano della credulità popolare. Insomma. Sua opinione, chiaramente, in questo caso, da scienziato e da cittadino. No, questo non lo posso dire. Da scienziato. Ma si è esposto in maniera molto più facile. Tutti il resto posso dire. Ah, solo gli enti sono un problema. Solo su quello lo posso dire. Ho capito, quindi ha avuto la consegna di silenzio. No, sì, perché anche perché se noi sappiamo alcune cose che chiaramente, no, allora per non devo dirle, allora... Quindi lei ha delle notizie esclusive. Considerazioni, ovviamente. Quindi lei ha la sensazione che la fisica potrà, nei prossimi anni, anche in tempi brevi, dare delle sorprese straordinarie? Esatto. Sì, in tante parti, perché la fenomenologia dell'universo, o devo dire anche delle strutture, è una fenomenologia molto complessa. Le teorie, noi abbiamo queste teorie bellissime, no? L'elettromagnetismo, il modello standard, la gravità, la relatività generale, sono perfette, però non riescono, no? Ha dei buchi notevolissimi. E uno è la materia oscura, l'altro è l'energia oscura, l'altra è certe cose, tecnicismi che non entro qui a dire, ma ci sono a questo punto, per esempio, le particelle elementari, no? Al momento attuale il numero delle particelle elementari è qualcosa tipo 637, no? Quindi e questo, siccome il concetto era, uno voleva arrivare a un numero piccolissimo di particelle, avere 637 particelle elementari non è poi che la teoria sia funzioni così bene. Funzioni così bene. Quindi l'idea proprio strutturale è che stiamo cercando cose completamente nuove. A livello puramente filosofico, perché ovviamente non ci sono prove e evidenze, come dice lei, quindi non si può fare ipotesi né sbilanciarsi, a livello puramente filosofico, la possibilità della vita extraterrestre, di cui parliamo oggi, ipotesi, suggestioni, questa possibilità è fondata? Sì, sì, no, ma questo viene spiegato anche, per esempio, da mio amico Funes, no? Quello di cui parlava, e anche Carlo Maglio, quella che è il nuovo, io li conosco. Cioè, no, il problema, normalmente, lo scienziato deve dire che la vita esiste nel mondo. Cioè, questo è il discorso. Perché è il rasoio di Occam, quindi dal punto di vista scientifico, e anche perché ora stiamo vedendo un sacco di nuovi pianeti, terre e così via, cioè è più facile dire che esista. Il problema poi dopo è dire quanto diffuse sono e soprattutto cosa sono gli altri. Allora lì entra un altro tipo di ragionamento e allora lì alcuni stanno molto attenti a non... Perché c'è una pressione esterna naturalmente
da non giustificare certe cose, insomma. Anche perché poi qui si entra nel discorso che molte, cioè alcuni studiosi appunto del fenomeno sono insomma, scientifici come prima Roberto Pinotti, però altri non lo sono, no? E quindi uno corre il rischio, no, di un certo punto di vista di fare pessima figura, insomma, lasciandosi spesso compromettersi in situazioni un po' imbarazzanti. Esatto. Quindi l'idea è quella di stare calmi e aspettare che la NASA ci annunci di aver trovato il primo organismo, speriamo che cada presto. Pare forse l'hanno già trovato. Ah, anticipazione. No, dico quello che probabile. Sì, l'idea che insomma in tempi brevi avremo delle sorprese da questo e da molti altri punti di vista a livello prettamente scientifico, quindi non immaginazione, non fantasie, ma dati reali che stanno per emergere sempre di più. Esatto, perché tanto per fare un ultimo esempio, uno dice del CERN, no? Dice andiamo, il CERN ormai è finito, cioè non possono scoprire più niente. Ora, tanto per dire l'idea della crisi della fisica normale, il prossimo acceleratore dovrebbe essere, per poter essere competitivo, 100 volte più grande, quindi si sta parlando non di 27 km, ma di 27%, fate voi, 2000, e i cinesi forse lo vogliono costruire, ma se hanno soldi non penso che poi lo faranno. Questo per dire che siamo arrivati alla schiale in barile, no? Questo qui. Però sempre con i problemi grossi, come è nato l'universo, cioè i problemi sono sempre avanzati, cioè non è che si sono stati risolti. Però abbiamo finito, quindi le risposte. Dal punto di vista della fisica, io dico che ci sono grandi sorprese. Poi sulle altre cose, forse altri diranno meglio. Le aspettiamo. Grazie, professor Sarrucci. Abbiamo sforato il tempo. Domande molto brevi, se potete. Non so se. Chiedo scusa se c'è Barbara che può raggiungerci un attimo. Facciamo solo tre, abbiate pazienza perché tutti quanti. Uno. Due e tre, dai, facciamo uno, andiamo, Barbara qua davanti, la signora prima qua davanti, grazie, la dottoressa. Grazie, volevo solamente chiederle, tutto questo si gira intorno ad Einstein, però noi sappiamo che adesso le dimensioni di Einstein stanno per essere superate o qualcuno pensa che siano superate, ne parlo da ignorante, non lui. Quindi la quarta dimensione o addirittura le nuove dimensioni che si stanno ipotizzando potrebbero dare una risposta a questa non fisica che noi non conosciamo? Ok, queste sono tante domande insieme. La prima domanda è che Einstein ha più soluzioni ed è verificato al 100%. Il problema è che Einstein vede la gravità, non è riuscito a unificare, con nessuno è riuscito a unificare la fisica quantistica. Quindi quelle dimensioni di cui sta parlando sono a livello, diciamo, quantistico. Per ora le due cose sono scollegate. No, noi stiamo guardando a larga scala e noi stiamo usando la relatività per i fenomeni dell'universo. No, all'interno dell'atomo, qui all'interno del nucleo e così via, qui si entra in un altro tipo di discorso e praticamente si entra proprio nella fisica. Ci sono alcune teorie e una delle teorie principali era quella delle stringhe, però di nuovo sembra che è superata. E quindi, ma questo non cambia assolutamente niente per la relatività generale, perché si sta parlando non del nucleo o dell'infinitesimamente piccolo, ma si sta parlando dell'universo. E quindi è nell'universo ormai la relatività generale è assodata che funziona perfettamente. Qua centro, ecco. No, sono una piccola considerazione. Tre anni fa, io sono Elena Gagliardoni del giornale, faccio la giornalista, mi sono trovata a un convegno a Lourdes con Luca Montagnier su medicina e miracolo e lui partecipò appunto per non crede, non è credente. Allora mi ricordo che poi ci fermammo a parlare e io gli chiesi, ma lei come si pone rispetto ai miracoli? E lui ha detto, guardi, io mi astengo perché condivido i miei colleghi scienziati che quando non possono dimostrare una cosa dicono che non esiste. Allora è una considerazione dell'avevo detto, sì. Cioè perché lui mi spiegava io
sono sempre col punto di domanda, sono venuto qui apposta a Lourdes, a parte che io ci torno molto spesso, perché non so cosa rispondere sui miracoli, però posso rispondere una cosa sulla scienza. Deve finire di dire che non esistono le cose che lei non sa dimostrare. Questo è il principio comunque della scienza che intendiamo, no? Sì, però dire la prova. Volevo dirle questa cosa di volta di passo. Dove? Grazie. No, Montagnier sì, ma non è un premio Nobel, ma non nella sua teoria che gli altri, perché lui ha la teoria della memoria dell'acqua. Sì. Lì bisogna stare ben attenti. Allora, quel discorso che uno ha fatto in generale è vero, no? Ma nel suo caso, cioè, sta a lui portare le prove e lui le prove non le ha portate, cioè bisogna stare ben attenti alla situazione. Ora, i miracoli, poi, qui io non ho parlato di miracoli. Ovvio, cioè, no, un altro contesto, non c'entra assolutamente nulla, ci mancherebbe. Era un esempio, era un paragone. Ma non è dopo gli extraterrestri, è inutile che lo spieghi, no? Cioè, nel senso che la scienza tende a dire che magari non esistono, non ci sono. No, perché è un po' diverso, perché gli extraterrestri sono qualcosa che, ripeto, qualunque scienziato è d'accordo. Però non può dire che sono da qui, capito? Questa è la differenza. Ma che esistono, qualunque il mio diretto, ma sono tutti d'accordo, certo, lo hanno. L'avete capito? Certo. Ma una cosa è, ma se lo dice anche padre Funes, lo dirò anch'io, no? Cioè, l'esistenza è assoluto. No, questo sì, quello che non si dice è perché cosa fanno, erano tutti il resto. Allora no. Il resto non si può, ma che esistano, lo dice il Papa. L'ultima domanda, poi davvero dobbiamo lasciare anche i nostri relatori il tempo di riposarsi e di mangiare, ovviamente. E abbiamo la domanda là in fondo. Ecco, dai. Alza la voce, scusami, Alfredo. Pronto? Sì. Volevo fare una domanda sulla materia oscura. La materia oscura, da quel che ho visto, che poi ha detto anche lei, è completamente diversa dalla materia nostra, perché noi siamo al 5% grosso modo di materia, adesso 4,5, e la materia oscura dovrebbe essere tra il 23-27% di densità. Di cosa? La massa dell'universo? E la domanda è, questa materia oscura, io ho letto che compenetra il nostro universo fisico, questo nostro 5%. Si può considerare un universo parallelo? Quindi io avrei tutta una serie di domande. Poi separata sede. Mi rendo conto, perché poi mi interesserebbe sapere anche cos'è l'energia pressione negativa. Vediamo di rispondere a queste prime domande. Sì, ora sono, appunto, la mia domanda era se ci compenetra. L'ipotesi ci compenetra assolutamente, come ho detto prima, in questa stanza c'è materia oscura, ci sono particelle. La domanda è se viene da un'altra, cioè se viene da un'altra mondo parallelo. Un mondo parallelo, una delle prove, diciamo, dal mio punto di vista, la soluzione numero 5-6 in lista è che in realtà viene da un universo parallelo. Quindi qualche cosa che noi non riusciamo a misurare, però... No, riusciamo a misurare, però... Viene non la vediamo. Vediamo, la gravità si rallenta, diventa più debole, perché va... Ce ne accorgiamo perché c'è la gravità, perché le galassie c'è. La gravità deve andare anche in altri universi, quindi quando c'è, detto proprio rozzamente, quando viene... Però questa qui, dal mio punto di vista, è la soluzione numero 5. Ce ne sono altre 4 migliori, quindi non... C'è la classifica delle soluzioni, è certo, giustamente. No. Qual è la prima secondo lei, quindi, la prima più probabile? Però non ho ancora capito cos'è la gravità, mi pare di capire. Facciamo... no, ecco. Vabbè, ora... E apriamo... secondo lei la prima ipotesi più possibile? La prima ipotesi, ci sono due ipotesi, diciamo, che stanno un po' alla pari. La prima ipotesi è quella che si viene chiamato un nuovo neutrino, chiamato sterile, che è stato proposto addirittura da Fermi, quindi non è, che ha le caratteristiche giuste per poterlo fare. E quel, non so se avete visto quell'enorme aggeggio che passava per le città, quello stanno cercando di misurare quando avranno messo, insomma, quel discorso.
L'altro invece che è un bosone, uno strano tipo di bosone, un concentrato bosonico, cioè non è una particella ma è un agglomerato di particelle che di nuovo avrebbe queste caratteristiche che perlomeno può essere. Però appunto questa si tratta solo di, diciamo, della mia ipotesi. Della certo. ipotesi. Qui ce ne sono anche altre che di sicuro quella che prima aveva, diciamo che era la gigantesca, che era quella della materia oscura fredda, cioè un neutralino, questa qui sta diventando, siccome non è stata trovata, perché la gente la cerca, no? Anche, non essendo stata trovata finora, questo tipo di particella è un retrocesso, insomma, dietro delle possibilità. Però non si può spiegare cosa sia, perché ripeto, noi vediamo solo effetti, come se noi vedessimo i sintomi, ma non sappiamo la malattia qual è. Quindi aspettiamoci sviluppi sicuramente nei prossimi anni a questo mistero, chiamiamolo così, che deve essere ancora approfondito dallo studio di tante persone come lei che stanno nei laboratori, stanno nelle università e lavorano proprio per darci risposte a interrogativi al momento senza risposta. Grazie professor Salucci, noi facciamo...